12ª edizione della campagna di prevenzione dei disturbi uditivi Nonno Ascoltami, in tre piazze oggi, Pescara, Chieti e Lanciano. E Mauro Benzietti, che ha ideato questa iniziativa ed è anche fondatore di Udito Italia Onlus. Si parte da Pescara con tanta animazione. Sì, la ricetta è sempre la stessa, che è la ricetta anche di 12 anni fa, creare un momento di festa, un momento di incontro per le famiglie, quindi non solo i nonni ma anche i nipoti chiaramente, e in questo vediamo la famiglia intera, un momento di festa, dicevo, per affrontare, per creare un'occasione appunto di informazione, visto che ci sono tanti esperti dell'udito, e cercare di approfondire la conoscenza di questo, che è un senso troppo spesso trascurato. Ce l'ha insegnato il lockdown, il distanziamento sociale, le mascherine. Oggi senza un udito efficiente rimaniamo isolati, rimaniamo un po' al margine, non siamo brillanti. Ecco perché Nonno Ascoltami acquisisce ancora più forza, torna in piazza con un rinnovato entusiasmo, con un bellissimo sole, atmosfera di festa, bambini, sport, animazione, clown dottori e tanta gente che insieme cerca appunto di sensibilizzare i cittadini, non solo chi ha problemi di udito, tutta la città in festa deve capire che l'udito è un bene prezioso, una volta perso non si recupera, mentre basta un piccolo controllo dell'udito per conoscere lo stato di salute del nostro udito, appunto, e per affrontare gli anni appunto del futuro con un udito perfetto. Valentina Faricelli è la presidente di Udito Italia Onlus. Beh, con soddisfazione che si guarda alla riuscita di queste manifestazioni e si guarda anche al futuro. Sì, siamo tornare a Pescara è sempre per noi un'emozione, perché ci tengo a ribadirlo, Pescara è stata la prima ed unica piazza che ha creduto in noi 12 anni fa. Da allora abbiamo fatto veramente tanta strada, però l'Abruzzo resta sempre nel nostro cuore. Siamo felicissimi dei risultati che abbiamo raggiunto e ci tengo a precisare che noi non stiamo facendo altro che tradurre in azione quello che chiede l'OMS a tutti i governi mondiali. Da qualche anno è cambiata la percezione a livello di istituzioni mondiali del disturbo uditivo. Il disturbo uditivo è considerato un'emergenza sanitaria mondiale, quindi noi possiamo fare quello che possiamo fare, cioè sensibilizzare, rendere i cittadini consapevoli. Non bisogna subirlo il disturbo uditivo, è semplicissimo fare un controllo dell'udito e trovare eventuali soluzioni.